Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi continuiamo a vedere il turno di Champions League, tutte le partite che si disputano mercoledì 27 novembre. Abbiamo visto nel video precedente tutte quelle che si disputavano martedì 26 e quindi in questo ci vediamo il turno del 27. Mi raccomando, come sempre, adesso la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Allora, come sempre, andiamo ad aprire l'app di OneFootball. OneFootball è un'app gratuita, trovi il link per scaricarla sotto nella descrizione ed è l'app che utilizzo più spesso insieme all'app di Stats for Bets per fare i miei studi, i miei video pronostici. Allora, abbiamo visto nel video precedente le partite del martedì. Andiamo a vedere in questo le partite di mercoledì 28 novembre. Cominciamo con l'Atletico Madrid alle 18:55 contro il Monaco. Allora, la situazione del Monaco è veramente sorprendente, sia in Champions che in campionato. Partito malissimo, cioè sta veramente rischia un tracollo clamoroso. In Champions in realtà già l'ha ottenuto un tracollo clamoroso, tant'è che è ultimo con un solo punto, e quindi l'Atletico che si sta battendo il primo posto col Borussia Dortmund, secondo me, si porta a casa i 3 punti senza neanche dover stare a guardare più di tanto quello che ci dicono i numeri. Più interessante, per modo di dire, è la partita sempre delle 18 del Lokomotiv contro il Galatasaray. Interessante, giusto per capire se il Lokomotiv può ritornare un po' in carreggiata e può insediare il Galatasaray per l'Europa League. Credo di no, onestamente, due soli gol fatti finora in 4 partite, però pure il Galatasaray non è che sta facendo una Champions eccezionale, 4 punti. 3 soli gol fatti dal Galatasaray, che comunque hanno valso 4 punti e 3 solo gol subiti, quindi comunque segna poco ma subisce anche poco. Non so se questo potrebbe essere un buon indicatore per un under 3,5. Sicuramente X2, ci metto la X in mezzo perché sempre un minimo di orgoglio me lo aspetto, quindi da parte della squadra di casa. Diciamo che X2 e under 3,5 potrebbe essere una buona quadra. Passiamo poi ai match delle 9, dove troviamo la ciccia. Tottenham-Inter. Allora, l'Inter ha ribaltato il Tottenham nella gara di andata, tant'è che sta a 7 punti, Tottenham a 4. Allora, quella degli Spurs è una delle squadre potenzialmente più forti della Premier League, ha un attaccante stellare come Harry Kane. Eppure, quando deve fare sempre il passettino decisivo, manca. Qui abbiamo varie ipotesi da poterci giocare. Secondo me il Tottenham ha tutte le carte in regola per battere l'Inter, ma in questo specifico momento, in questo specifico frangente della stagione, l'Inter sta vivendo un ottimo veramente periodo. Tant'è che probabilmente l'esito che mi piace di più per una partita di questo genere è l'esito gol. Mi aspetto una partita con almeno 2 gol, ovviamente, con probabilità al terzo, cioè tra il Tottenham che deve necessariamente andare a sprambattuto, l'Inter che comunque davanti è letale, io o un esito gol o un esito over 2,5 me li aspetto da un match di questo genere. Porto contro Schalke. Porto contro Schalke. Sono abbastanza sorpresa, non per il girone era uno probabilmente dei più facili. Però, diciamo, in linea di massima, vederli come primi e secondi è sicuramente una sorpresa. Se poi andiamo magari a vedere il girone sopra, il Paris Saint-Germain è terzo, quindi fa un po' effetto. Si giocano il primo posto. Sono tutte e due squadre che subiscono veramente molti, molti pochi gol. 3 soli gol ha subito il Porto, addirittura un solo gol ha subito lo Schalke. Non mi giocherei l'under 2,5 perché è una delle giocate che preferisco di meno,
ma un pensierino sul 3 e mezzo ce lo farei, anche perché il porto in casa lo vedo favorito, quindi 1x under 3 e mezzo è una ipotesi che in una partita del genere ci sta. Poi magari probabilmente ci potrebbe stare anche l'1 fisso, però comunque lo Schalke subisce veramente poco, quindi potrebbe ingabbiare il come si chiamava? Me lo so, già perso, lo Schalke. Allora, il Napoli contro la Stella Rossa. Il girone è probabilmente, anzi sicuramente, più equilibrato. Napoli attualmente primo a 6 punti, ma c'è il PSG a 5, addirittura la Stella Rossa a 4, quindi è ancora tutto da fare. Napoli che è stato fermato sullo 0-0 del Chievo, sicuramente la testa alla Champions c'era. Stella Rossa che clamorosamente, con 10 gol subiti, ha comunque 4 punti. Napoli che ha pareggiato 3 volte e vinta una, secondo me deve fare 3 punti, quindi esito 1 e ci metto un over 1,5, perché comunque con 10 gol subiti la Stella Rossa non si presenta certo con una gran difesa. È vero che c'è quella partita chiacchierata di mezzo col Paris Saint Germain, dove pare che un dirigente della Stella Rossa abbia scommesso un sacco di soldi che perdevano con 5 gol di scarto, quindi un po' anomala come situazione, però diciamo 1 e over 1,5 ce l'abbiamo, dai, ce lo possiamo portare a casa. Paris Saint Germain Liverpool, la partita sicuramente senza ombra di dubbio più spettacolare di tutto il turno, sia di, tra quelle di martedì che da quelle di mercoledì. Io no, questa neanche la apro per guardare i numeri, over e gol devono uscire in una partita del genere. Borussia Dortmund contro Club Brugge. Il Dortmund sta veramente facendo una stagione spettacolare sia in campionato che in Coppa, dove ha battuto addirittura l'Atletico Madrid. Sta lottando e lotterà per il primo posto. Io direi che è un esito 1, per quanto Club Brugge non sia così malvagio come squadra. Esito 1 e over 1,5 mi sembrano indicazioni prendibili, spendibili in una partita di questo genere. Finiamo con PSV Barcellona. Di che parliamo? Un punto contro 10. Barcellona che vuole chiudere la pratica, quindi esito 2 e probabilmente over 3 e mezzo, over 2 e mezzo. Però io in Coppa questi over 2 e mezzo li spendo sempre poco, perché segnano, però quando la classifica comincia a essere delineata, magari il Barcellona va avanti 1-0, 2-0, sa che ha vinto, non è che deve spingere a sprombattuto contro una squadra che a sua volta sa che arriva ultima e non ha nulla da chiedere, quindi magari finisce 2-0. Mi giocherei l'over 1,5, quindi per questa giornata di Champions direi che abbiamo chiuso con tutti i pronostici. Mi raccomando, lascia un like, ci vedremo nei prossimi video. Ci aspettano video sulla Serie A, video sulle super stats, che sono le partite con le statistiche più alte del fine settimana, e il video delle super stats dedicato solo all'esito X, che invece è un'esclusiva che ho messo su Facebook, che sta andando molto bene, e che quindi ti invito a lasciare un mi piace. Un mi piace alla mia pagina Facebook, Alessandro Stats for Vets, e in modo tale che su ogni social cerco di dare schedine, giocate, consigli utili, spero, per le vostre giocate e per le vostre schedine. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!